Nuova puntata insieme, nuovo appuntamento con il Sentiero di Atlantide. Abbiamo incominciato un nuovo percorso con una tematica che ripercorreremo anche in parte quest'oggi, ma subito un bentornato, Nicola Bizzi, padrone di casa, come stai? Tutto bene, un saluto a tutti. Bene, settimana in settimana un sacco di amici ci scrivono, commentano. Fra l'altro, se non avete visto, vi invito a vedere tutte le puntate precedenti, ma la volta scorsa, quindi in ordine cronologico, per playlist Sentiero di Atlantide, abbiamo introdotto il mega argomento Dante Alighieri. Sì, diciamo che abbiamo cominciato a parlare di Dante Alighieri, che è un personaggio straordinario che necessiterebbe veramente di più puntate perché in realtà non ho detto niente, ho soltanto sfiorato l'argomento collegando Dante con le proprie appartenenze iniziatiche, che sono quelle che vengono spesso e volentieri taciute dalla critica letteraria mainstream e vengono taciute colpevolmente, come ho spiegato, perché soltanto basandoci sulle appartenenze iniziatiche di Dante Alighieri, che furono fra l'altro molteplici, possiamo veramente comprendere a fondo i suoi libri, non soltanto la commedia, la Divina Commedia, come è stata poi chiamata successivamente, ma anche tutte le altre sue opere, opere che poi racchiudono incredibili simbologie esoteriche, incredibili simbologie numeriche, incredibili corrispondenze astronomiche, sono un condensato di sapienza. Ed era appunto quella sapienza che era la divina sapienza che Dante si rivolgeva quando si appellava a Beatrice, questo fantomatico personaggio femminile che poi è presente in tutte le opere dei cosiddetti stiluisti, no? Di questi poeti che si dilettavano apparentemente di letteratura, ma che in realtà appartenevano a un preciso ordine iniziatico e per sfuggire alle maglie dell'Inquisizione, utilizzavano queste figure simboliche femminili. Basti pensare alla Laura del Petrarca, per esempio, no? E chiaramente queste figure femminili non altro simboleggiano che la divina sapienza, la sapienza vera, quella iniziatica, quella a cui loro miravano, quella che loro intendevano scoprire e detenere. Ma oggi partiamo da Dante, però io vorrei anche introdurre l'argomento Templari, visto che è tutto collegato. Molti nostri ascoltatori, no, ci hanno chiesto ripetutamente, ma dei Templari non parlate mai, quando parlate dei Templari. Ebbene, sì, anche i Templari sono un argomento molto, molto complesso. E oggi non vi parlerò della storia dei Templari, ma vi parlerò di una storia taciuta o di una storia su cui non è mai stata fatta volutamente piena luce, ovvero sulla storia segreta dell'Ordine del Tempio dopo il suo ingresso in clandestinità. In molti miei libri, io appartengo alla tradizione misterica eleusina, anche per discendenza familiare e poi per percorso iniziatico personale, ormai 35ennale, e ho sempre scavato all'interno di questa tradizione perché continuamente emerge nuovo materiale, basta sapere unire i punti per connettere i vari filoni interpretativi e le varie notizie. E ho molto parlato dell'aspetto, anche quello ignoto alla letteratura, alla storia, quello della fase della clandestinità dell'ordine eleusino. Ebbene, tutte le grandi tradizioni misteriche del passato, e con l'avvento del cristianesimo, con l'imposizione del cristianesimo quale unica religione in seguito al famigerato editto di Tessalonica da parte dell'imperatore Teodosio, si videro costrette, volenti o nolenti, a entrare in clandestinità. A volte questa clandestinità, in alcuni casi, fu addirittura concordata con le autorità cristiane. E questo per un motivo, perché il cristianesimo, il paolismo, questa forma di cristianesimo che era stata un po' creata a tavolino per
per conquistare politicamente l'impero romano, mirava a presentarsi trionfante e vincitrice agli occhi delle masse, agli occhi di quelle masse a cui aveva imposto la conversione per legge. Ed era soprattutto dedito a questo punto alla lotta contro le proprie eresie interne. Addirittura nel V secolo d.C., ma già nel IV secolo d.C., da Costantino in poi, si parla spesso delle persecuzioni cristiane nei confronti degli anticulti. Certo, quelle ci furono e furono sistematiche, ma raramente la Chiesa, o i padri della Chiesa, insomma, nelle loro opere che ci sono state tramandate, si soffermano sulla spietata guerra interna che ci fu nel cristianesimo. Perché il cristianesimo che si affermò, lo sappiamo, era un cristianesimo artificiale, un cristianesimo politico, che venne di fatto ideato da personaggi quali Paolo di Tarso, Giuseppe Flavio e addirittura il filosofo romano Seneca. Esiste fra l'altro un carteggio che parla chiaro, è proprio emblematico, e il cui manoscritto risale al VI secolo d.C. Un carteggio fra Paolo di Tarso, poi passato alla storia come San Paolo, e Seneca, in cui si scambiavano punti di vista e dimostra questo carteggio che era in stretto contatto epistolare e che molto probabilmente si sono anche incontrati quando Paolo giunse a Roma. E di cosa parlano i due? Parlano di come implementare questa nuova religione e utilizzarla per la conquista del potere. Ebbene, questo carteggio, che fra l'altro trovate anche su internet, basta andare su Google e digitare carteggio San Paolo, Seneca, insomma lo trovate, viene fatto passare dagli storici come un falso, come un presunto falso. E questo dimostra che, nonostante esista un manoscritto del VI secolo che lo abbia tramandato, dimostra che tutto quello che è scomodo viene comunque, e che non può essere nascosto, perché questo manoscritto ormai è alla luce del sole, si tenta, un po' arrampicandosi sugli specchi, di etichettarlo come falso, non attendibile nei casi migliori. E invece è attendibilissimo, andatevelo a leggere, parla da sé. Ma quindi questa nuova religione che di fatto si appropriò di un cristianesimo, quello che era stato un cristianesimo primitivo, derivante secondo un'altra tradizione parallela dalla setta degli Esseni, un cristianesimo che si fondava soprattutto sulla figura di Giovanni Battista, tant'è che viene chiamato cristianesimo giovannita, non è mai scomparso del tutto in Europa. Ci furono molte altre cosiddette eresie, no? a partire dall'arianesimo, e quindi la Chiesa primitiva è sempre stata interessata a combattere queste eresie, spesso e volentieri con veri e propri massacri che poi, lo sappiamo molto bene, culminarono con la persecuzione dei catari, perché soprattutto nella lingua d'oca, nel sud della Francia, la spiritualità catara, quella che venne chiamata l'eresia catara, era la religione dominante delle masse in un vastissimo territorio, e chiaramente si discostava dai dogmi di Santa Romana Chiesa. E lì vennero fatti massacri sistematici, addirittura per oltre 20 anni, perché questa eresia doveva essere eradicata. Ma questo non bastò, perché lo stesso ordine del Tempio, che poi in realtà non si chiamava così, no? Erano i poveri cavalieri di Gerusalemme, era caratterizzato, i poveri cavalieri del Tempio di Gerusalemme, era caratterizzato da questo cristianesimo giovannita. I templari, di cui vi ripeto, oggi non voglio ripercorrere la storia perché necessiterebbe di una puntata a sé,
una storia molto lunga e complessa, piena fra l'altro di incognite. Ma loro fondamentalmente avevano una visione che si discostava nettamente dall'ortodossia romana. Il fatto che poi San Bernardo di Chiaravalle, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, che fra l'altro è quello che accompagna Dante negli ultimi canti del Paradiso fino all'Empireo, il fatto che lui sia stato il grande difensore dell'ordine del Tempio, addirittura colui che patrocinò il riconoscimento dell'ordine presso il papato. Alcuni dicono di no, ma in realtà lui fu materialmente l'estensore, quello che scrisse la regola dell'ordine. Il fatto quindi che abbiano avuto l'appoggio di Chiaravalle non significa che di Bernardo di Chiaravalle non significa che si fossero allineati alla ortodossia romana, al paulismo sostanzialmente. Significa soltanto che ebbero a un certo momento delle protezioni enormi anche all'interno della Chiesa, perché San Bernardo, santo poi divenuto dopo, insomma, ma Bernardo di Chiaravalle, abate, allora era intoccabile e godeva nell'ambito della Chiesa di un'enorme influenza, di un grandissimo peso. E fra l'altro lui era anche zio di uno dei fondatori dell'Ordine del Tempio, quindi chiaramente aveva tutto l'interesse affinché questo ordine venisse riconosciuto e portasse avanti alcuni piani che si prefiggeva. Ebbene, ora qui ci addentriamo in un vero e proprio campo minato, perché sappiamo che le vere finalità dell'Ordine del Tempio non erano assolutamente quelle di proteggere i pellegrini sulle strade della Terra Santa, anche se è vero che la storia dell'Ordine del Tempio si interseca con quella delle crociate. Ufficialmente, anche se non è così, i Templari vengono fatti nascere in Terra Santa, a Gerusalemme. In realtà nacquero in Francia, diversi anni prima. I 9 cavalieri fondatori, per diversi anni dopo la loro nascita ufficiale, fecero tutt'altro che pattugliare le strade. A parte, era impensabile che 9 cavalieri potessero pattugliare le strade della Terra Santa, cioè strade immense, sconfinate, territori desertici, territori anche inospitali, infestati da saraceni, cioè era impensabile che potessero fare questo. Questa era la parvenza ufficiale. In realtà loro, re Baldovino di Gerusalemme, li dette, gli affidò una parte della città dove loro misero il loro quartier generale, che guarda caso era sull'attuale spianata delle moschee, dove oggi sorge la grande moschea di Al-Aqsa, e dove un tempo sorgeva il Tempio di Gerusalemme, in particolare l'ultimo tempio, quello che poi venne distrutto in epoca romana con la conquista da parte di Tito e di Vespasiano, e quindi il tempio di Erode, quello realizzato da Erode. Loro si dedicarono per diversi anni a intensi scavi. Erano degli archeologi ante litteram, quindi qualcosa di molto diverso da, per esempio, dall'ordine di San Giovanni, che poi è diventato l'ordine dei Cavalieri di Rodi, poi l'ordine di Malta. L'ordine di San Giovanni invece era un ordine ospitaliero, nato anch'esso al tempo delle crociate, che si prefiggeva di curare i malati, i feriti. Era proprio un ordine ospitaliero che creava veri e propri ospedali. E l'Ordine del Tempio, nei primi anni della sua esistenza, si dedicò a scavare sotto il Tempio, perché cercavano qualcosa. I moderni archeologi israeliani, fra l'altro, non hanno potuto scavare a fondo, anche perché nella parte araba ci sono dei veti dovuti a tutta una serie di ragioni, non vogliono sostanzialmente che si scavi sotto la spianata delle moschee, ma scavando dove hanno potuto, hanno individuato e scoperto tutti i cunicoli realizzati dai Templari. A
Addirittura in questi cunicoli hanno trovato una spada templare spezzata, hanno trovato oggetti che erano loro appartenuti. E che cosa cercavano? Non lo sappiamo. Non è detto che cercassero il tesoro del Tempio, non è detto che cercassero necessariamente l'Arca dell'Alleanza, forse sì, cioè in realtà non lo posso provare, ma molto probabilmente loro erano alla ricerca di documenti, di manoscritti. Manoscritti che in un clima come quello della Terra Santa si conservano piuttosto facilmente. Infatti sappiamo molto bene, no, dei rotoli del Mar Morto che sono stati trovati dopo la Seconda Guerra Mondiale in tutta una serie di grotte e fra l'altro perfettamente conservati all'interno di anfore, di giare in terracotta. Ed è grazie a questi rotoli che ancora non sono stati tutti minuziosamente tradotti e decodificati, ma buona parte sì, e grazie a questi rotoli che abbiamo avuto moltissimi testi gnostici di grandissima importanza, e interi testi di Vangeli che erano stati poi nascosti dalla Chiesa, non riconosciuti come canonici. Testi fra l'altro simili a quelli che sono stati trovati in Egitto a Nag Hammadi, più o meno nella stessa epoca, in quella che era un'antica discarica. Anche lì hanno trovato frammenti di testi e papiri contenenti importantissimi testi gnostici. Ebbene, i templari praticavano quindi questo cristianesimo giovannita, che era molto probabilmente lo stesso cristianesimo praticato da personaggi come Dante Alighieri, Guido Cavalcanti e tutti i componenti dell'organizzazione iniziatica che poi è stata fatta passare dagli storici come un banale circolo letterario, no? I fedeli d'amore. Firenze ha sempre avuto un ruolo importantissimo per i templari, un ruolo che viene taciuto dalla storia e di cui oggi vi parlerò. Secondo alcune interpretazioni, Firenze, nonostante che i templari avessero poi al momento della loro massima potenza, al momento della loro massima espansione, perché divennero una potenza economica inaudita, avessero messo il loro quartier generale a Parigi, non dimentichiamoci che poi erano tutti francesi, i fondatori dell'ordine, e chiaramente avevano un interesse primario a Parigi, ma soprattutto nel sud della Francia. Il sud della Francia era loro legato a doppio filo, anche per la questione della Maddalena, la leggenda, no, dello sbarco in Provenza di Maria Maddalena, che viene considerata da questa tradizione la moglie del Cristo, che avrebbe avuto poi una certa discendenza di cui poi hanno favoleggiato molti autori come Dan Brown, lo sappiamo, a volte anche in maniera non molto consona. E quindi sì, la Francia, però Firenze in maniera più nascosta, in maniera più occulta, ha sempre avuto un ruolo determinante per l'ordine del Tempio. E a Firenze chiaramente non sono mancati edifici templari, le chiese templari, ce n'erano due di grandissima importanza. Ma il discorso che voglio farvi stasera, che è tutto incentrato sulla clandestinità templare, vedremo che si va a interfacciare con diverse pagine di storia, con la storia della Scozia, per tutta una serie di ragioni che vi dirò, e poi con la storia italiana. E dulcis in fundo con la storia stessa della massoneria. Perché la Scozia? Beh, innanzitutto sappiamo, no, questo, che il vero fondatore dell'Ordine del Tempio, che era Hugues de Payne, questo cavaliere francese, che secondo addirittura alcuni storici sarebbe stato italiano, ne è stata ricostruita una sua presunta genealogia italiana, tant'è che lo chiamano Ugo di Pagani, e che però in realtà aveva delle ascendenze ebraiche. Ugo de Payne aveva sposato, e di questo pochi ne parlano, Caterina Sinclair, figlia del conte Sinclair. I Sinclair sono una delle famiglie, sono sempre state e tuttora sono una delle famiglie più importanti della Scozia. E i Sinclair sono sempre stati nella storia una famiglia templare per eccellenza. E,
E non a caso la tradizione templare, dopo la soppressione dell'ordine e dopo il suo ingresso nella clandestinità, in buona parte si sposta proprio in Scozia. E vedremo perché. Allora, già nel 1306, Parigi stava diventando, per l'ordine del Tempio, pericolosa. Quest'ordine, ufficialmente un ordine di monaci guerrieri, dopo la caduta di Acri, che fu l'ultimo bastione cristiano in Terra Santa, dovettero lasciare formalmente la Terra Santa. In realtà erano già presenti in Europa, molto diffusi, addirittura il Portogallo, ed esistono documenti che lo provano, è una nazione templare. Nasce grazie ai templari, è stata fondata esplicitamente ed espressamente da templari ad uso e consumo dei templari. Addirittura la stessa monarchia portoghese è stata messa lì dai templari. Però del Portogallo ne parliamo fra poco. Nel 1306, stavo dicendo, al trono in Francia c'era Filippo IV, re dei francesi, un re che è stato demonizzato non solo dalla tradizione templare, ma anche dalla tradizione massonica, è stato fatto passare come un criminale. È stato fatto passare come un approfittatore, come un personaggio bramoso di ricchezza, senza scrupoli, che mirava a distruggere l'ordine del Tempio per impossessarsi delle sue ricchezze. La cosa, probabilmente, ha anche una parte di verità, ma sarebbe ora veramente, come sta facendo già da anni lo storico e amico russo Boris Yusef, sarebbe ora di riabilitare la figura di Filippo IV, perché Filippo IV in realtà si era reso conto che la presenza dell'ordine del Tempio in Francia stava compromettendo la stessa sicurezza dello Stato. Lui fu l'ideatore dello Stato moderno. Dobbiamo veramente a Filippo IV la nascita in Europa del moderno concetto di Stato. Lui introdusse delle forme di amministrazione modernissime, delle forme di burocrazia efficientissime e modernissime, fece delle importantissime riforme monetarie e fiscali. Purtroppo a quei tempi erano guerre continue, lo sappiamo. I templari cosa facevano? Di fatto, ovunque fossero presenti, siccome non aveva l'autorità politica alcuna giurisdizione su di loro dipendevano direttamente dal Papa, secondo le regole. Neanche la Chiesa aveva autorità su di loro. I vescovi non potevano, sulle loro diocesi, nelle diocesi che amministravano, avere alcun peso o imporre alcuna decisione sull'operato dell'Ordine del Tempio. Questi praticamente acquisivano, i Cavalieri Templari, territori dopo territori, perché tutti coloro che entravano nell'ordine, che poi c'erano vari gradi, non tutti necessariamente erano cavalieri, si poteva entrare nell'ordine anche con altre mansioni, ma tutti quelli che entravano nell'ordine lasciavano in eredità all'ordine le loro proprietà. Poi c'era tutta una serie di personaggi, anche benestanti, anche per tenersi buono l'ordine templare, tendevano a lasciare in eredità al Tempio tutti i loro possedimenti dopo morti. Quindi questi incameravano continuamente territori, incameravano castelli, incameravano palazzi, si pensa addirittura che solo nel Portogallo un terzo del territorio non era. Su un terzo del territorio portoghese la corona portoghese, che comunque era messa lì dai templari, non aveva alcuna autorità perché quei territori erano direttamente amministrati dai templari. E in buona misura avveniva anche così in Francia, avveniva così in Inghilterra, avveniva così in Italia, in tutti gli stati in cui l'Italia chiaramente era frazionata all'epoca. Ma in Francia la cosa stava diventando ingestibile perché l'ordine del Tempio
controllava dei territori chiave, dei porti chiave, e sui quali il re di Francia non poteva neanche accedere. Cioè era diventato un paradosso. E recenti studi, portati avanti soprattutto da Diego Marin, che saluto se ci segue, che è un valentissimo ricercatore, anche da Flavio Barbiero, anche da un altro grande ricercatore che è Sabato Scala, hanno messo in evidenza dei collegamenti fra l'Ordine del Tempio e ben altro, e fra cui anche a quella fantomatica struttura di cui parla il famoso libro di Paolo Rumor, L'altra Europa. Nell'altra Europa, scritto da Paolo Rumor, di cui è stata pubblicata recentemente una seconda edizione che è stata curata da Loris Bagnara, da Giorgio Galli, anche da Diego Marin, si fa capire chiaramente che queste due organizzazioni fossero intimamente legate ed avessero un fine comune, addirittura se non si tratta della stessa grande organizzazione che era poi ramificata. Quindi questo ordine del Tempio, questo ordine dei poveri cavalieri del Tempio di Gerusalemme, potrebbe benissimo essere stato una diramazione di questa fantomatica struttura con finalità politiche, con finalità di controllo. Perché fondandosi di fatto su una visione giovannita del cristianesimo e acquisendo sempre più potere, era evidente che mirava a scalzare le varie monarchie europee, a sostituirsi ad esse, o a sostituire ad esse dei propri uomini di fiducia, e mirava addirittura molto probabilmente a scalzare lo stesso potere papale, per sostituirlo con un potere magari più vicino a loro. Chiaramente queste sono mie ipotesi, sono congetture, ma sono suffragate da moltissimo materiale storico di cui si parla. Fatto sta che Filippo decise, e di comune accordo fra l'altro con il Papa dell'epoca, perché il Papa Clemente V, che in realtà si chiamava Bertrand de Goth ed era stato l'arcivescovo di Bordeaux, era un amico d'infanzia del re di Francia, un amico d'infanzia di Filippo IV, erano cresciuti praticamente insieme, quindi lui ebbe in un certo senso gioco facile a convincere il pontefice a tagliare i ponti in maniera anche piuttosto drastica con questa organizzazione di cavalieri, di monaci guerrieri che stava sfuggendo a ogni controllo. Era già sfuggita a ogni controllo perché avevano in mano i principali porti della Francia, porti nei quali senza il loro consenso non poteva attraccare nessun'altra nave. Avevano in mano le vie fluviali, i principali canali di comunicazione fluviale interni alla Francia. Avevano in mano le zone più ricche del paese. E potete capire anche la posizione di questo sovrano che disse ora o mai più, giocando sul fatto di avere, probabilmente ce lo mise lui e poi in Vaticano, Bertrand de Goth, infatti si mormora che sia stato responsabile dell'uccisione del precedente pontefice, non lo sappiamo, è probabile. Fatto sta che lui decise nel 1307 di mettere fuori legge l'ordine, in sintonia appunto con il Papa. E in un fatidico venerdì 13, no, che poi è passato alla storia, fece arrestare non solo i responsabili del Tempio di Parigi, che era la casa madre dei Templari, ma fece arrestare i Cavalieri Templari in tutta la Francia, o almeno quelli che riuscì ad arrestare. Simultaneamente partì poi, anche se un po' indifferita, non nello stesso giorno, nella stessa ora, ma partì in diverse altre nazioni d'Europa, una simile procedura. I sovrani di diverse nazioni europee, tranne il Portogallo, iniziarono ad arrestare i Cavalieri Templari e a consegnarli all'Inquisizione. Inquisizione che fra l'altro esisteva da poco. E cosa avvenne praticamente?
che qualcuno chiaramente, siccome i Templari avevano una vera e propria rete di intelligence, loro oltre ad essere una potenza come ordine, erano una potenza finanziaria, avevano delle risorse incredibili. E io ritengo assolutamente attendibili le ricerche fatte da alcuni storici che tendono a dimostrare come loro conoscessero le rotte per l'America e come abbiano attinto dal Messico buona parte anche delle loro fortune. Loro infatti portarono dal Messico per decenni e decenni tonnellate d'argento, di cui si servirono per l'edificazione delle grandi cattedrali gotiche, che non vennero finanziate dalla Chiesa. La Chiesa a quei tempi aveva le casse vuote, tutta Europa aveva le casse vuote, perché erano guerre continue, le guerre costavano. Tutto questo susseguirsi di guerre, che fra l'altro i Templari in alcuni casi fomentavano, perché loro finanziavano, chiaramente a prestito e a usura, entrambi gli schieramenti in una guerra. Quindi guadagnavano chiunque perdesse, chiunque vincesse, e riscuotevano poi i debiti, i crediti, con tanto di interesse. Interessi a volte molto pesanti. Si parla addirittura del 30-40%. Quindi immaginatevi un regno come quello inglese o quello francese, sempre in guerra fra di loro, che ricevevano sì i soldi per portare avanti le guerre, ma poi li dovevano anche restituire. Cosa successe quindi? Praticamente l'ordine venne cancellato con un tratto di penna. Clemente V decise di cancellarlo dalla storia. La maggior parte dei cavalieri templari venne arrestata. Ci furono arresti un po' ovunque, a partire quindi dalla Francia, ma qualcuno, visto che loro avevano una vera e propria rete di intelligence alle spalle, qualcuno li aveva avvisati per tempo, chiaramente, perché il Tempio di Parigi venne trovato vuoto. Quando i soldati di Filippo il Bello entrarono, trovarono poco o niente, non c'erano più quei grandi tesori, quelle grandi risorse che si riteneva ci fossero immagazzinate. Anche questo però è un mito da sfatare, perché è vero che i Templari avevano delle risorse immense, ma non le tenevano concentrate in stile Paperon de Paperoni, in dei singoli depositi o forzieri praticamente, ma loro avevano linee di credito. All'epoca loro furono gli inventori di fatto del moderno sistema bancario, nel bene e nel male, soprattutto nel male. Perché inventando questo moderno sistema bancario, loro inventarono linee di credito e il tale personaggio, magari un notabile fiorentino, che doveva recarsi in Germania per affari, non si portava dietro tutti i soldi, perché dice: se qualcuno magari strada facendo mi aggredisce e mi ruba il denaro, no. Lui cosa faceva? Andava a depositare nella cassa del Tempio a Firenze una certa quantità d'oro, riceveva una lettera di credito con la quale lui, arrivato poi in Germania, si poteva presentare ad un apposito ufficio templare di riscossione, dove lui poi riceveva riceveva il suo denaro, sicuramente detratto da provvigioni e compensi. Questa rete era estesa in tutta Europa, quindi il tesoro dei Templari era sparso un po' ovunque. Ma sicuramente ce n'era tanto nelle casse del Tempio di Parigi. Casse che vennero provvidenzialmente vuotate sia di tesori che soprattutto di documenti, perché sparì anche l'archivio, la notte precedente agli arresti. Secondo alcune ricostruzioni storiche, interi convogli di carrozze, di cavalli, di carri trainati da cavalli, si sarebbero diretti nottetempo al porto di La Rochelle. La Rochelle era il principale porto templare, principale porto dove c'era il grosso della flotta. I templari, lo sappiamo, avevano una flotta enorme, una flotta veramente consistente, centinaia e centinaia e centinaia di navi. E anche qui mi viene un po' da sorridere, perché alcuni storici, che sono un po' creduloni, no, continuano a credere al fatto che
i templari servissero per accompagnare i pellegrini in Terra Santa, no? Che queste navi venissero utilizzate a questo scopo. E anche così, in piccola parte, effettivamente per alcuni anni i templari si sono serviti delle loro navi per accompagnare i pellegrini in Terra Santa, i pellegrini facoltosi che pagavano molto per questo viaggio. Ma un porto sull'Oceano Atlantico, come La Rochelle, era funzionale, secondo voi, ai viaggi verso la Terra Santa? Certo che no. Poteva essere funzionale tutt'al più il porto di Marsiglia. E infatti è da Marsiglia che in Francia partivano i pellegrini per la Terra Santa, o da porti italiani controllati dai templari, che facevano poi scalo in varie località, fra cui Cipro, e altra isola molto, molto, molto legata ai templari. E quindi il porto di La Rochelle era chiaramente finalizzato ai viaggi nell'Atlantico, viaggi che loro intraprendevano senza problemi perché avevano le conoscenze, avevano le carte, avevano ereditato sicuramente da organizzazioni iniziatiche precedenti una piena conoscenza della cartografia mondiale e poi avevano acquisito anche dai marinai della Bretagna e dai marinai gallesi una piena conoscenza delle rotte dell'Atlantico settentrionale. Perché non dimentichiamoci che già in piena epoca alto medievale i marinai, i pescatori del Galles e dell'Irlanda già si recavano a pescare al largo delle Bahamas. E, cioè, per loro era normale. Oppure si recavano, magari seguendo rotte settentrionali, nell'attuale Terranova. Rotte che già erano state percorse dai loro antenati vichinghi, cioè non dimentichiamocelo. Quindi cioè, le conoscenze c'erano, i templari chiaramente le acquisivano. E quindi da La Rochelle partirono le navi, partì la flotta templare per non fare più ritorno. E questo esattamente il giorno prima degli arresti di massa che videro finire nelle galere di mezza Europa buona parte dei cavalieri. Dove si diresse questa flotta? Gli storici non hanno mai saputo dare una risposta certa, anche se le risposte ci sono, come le ho trovate io, come le hanno trovate tanti altri ricercatori, basta unire i puntini. Beh, intanto una buona parte della flotta, probabilmente un terzo, si diresse in Portogallo, dove non sarebbero stati perseguitati. In Portogallo, infatti, Portogallo che era sotto stretto controllo templare, dove la stessa monarchia dipendeva da loro, parliamoci chiaro, poterono mantenere il loro potere, che restò di fatto inalterato, addirittura per 21 anni. Per 21 anni dopo il 1307 continuarono a chiamarsi Cavalieri del Tempio e a esercitare le loro funzioni e i loro poteri in Portogallo. Dopo poi furono, anche per ragioni di strategia, furono costretti solo a cambiare nome, d'accordo con la Casa Reale. Si chiamarono Cavalieri di Cristo. Cambiarono semplicemente nome, ma mantennero le stesse insegne. Sulle vele delle loro navi c'era la solita croce templare. E i Cavalieri di Cristo furono un compromesso praticamente, perché formalmente divennero soggetti alla corona, formalmente. Ovvero sia il re del Portogallo era automaticamente il Gran Maestro dei Cavalieri di Cristo. In realtà, nei fatti, continuarono a controllare la monarchia portoghese e a dirigerla. E è grazie soprattutto a questo impulso templare e al fatto che molto probabilmente portarono da Parigi buona parte del loro archivio lì, contenente anche carte geografiche segrete, antichi libri, che il Portogallo divenne la prima potenza marittima mondiale per diversi anni, contendendo questo primato a lungo alla Spagna. E qui si aprono però altri capitoli che
sarà necessario un giorno affrontare separatamente, perché sennò si divaga troppo, ma sono straordinari questi legami. Ma oltre al Portogallo, dove andarono? Oltre al Portogallo, abbiamo detto prima, no, che Hugh de Payns, che era stato il fondatore stesso dell'Ordine del Tempio, aveva sposato la figlia del conte Sinclair. Gli stessi Sinclair che poi, qualche secolo dopo, edificheranno la celebre cappella di Roslin nei pressi di Edimburgo, che poi è una vera e propria replica in scala del Tempio di Gerusalemme, piena di simbologie massonico-templari, anche di questa meriterebbe parlarne all'infinito. Sta di fatto che la Scozia per loro era una meta sicura. E le mete sicure in Europa erano rimaste solo due, erano rimaste la Scozia e il Portogallo. Ma perché la Scozia per loro era una meta sicura? Perché qui si intreccia la storia dei Templari con la storia di un personaggio straordinario, Robert Bruce, re scozzese. La Scozia e l'Inghilterra sono sempre stati cane e gatto, non lo sappiamo, anche perché hanno questi due popoli, due origini nettamente diverse. Gli scozzesi derivano dagli antichi Pitti, questo popolo che tenne testa anche a Roma, e anche l'impero romano riuscì mai a conquistarli e a soggettarli. Lo stesso Vallo di Adriano, no, venne costruito sul confine fra l'Inghilterra e la Scozia proprio per impedire ai Pitti di entrare in territorio romano, perché erano indomabili. E la Scozia poi venne popolata da popolazioni gaeliche, celtiche, provenienti sostanzialmente dall'odierno Ulster, dal nord dell'Irlanda. E man mano, col passare del tempo, durante il Medioevo, la popolazione autoctona dei Pitti venne assimilata, perdendo addirittura l'uso della propria lingua, e la Scozia divenne un territorio prettamente celtico. L'Inghilterra invece no, l'Inghilterra, perché si parla, no, di anglosassoni? Perché gli angli poi vennero soppiantati dai sassoni, che erano di origine normanna, di origine germanica. E quindi erano due popoli di diversa stirpe, di diversa etnia, di diversa lingua, e che non si sono mai potuti vedere. E questa rivalità continua tutt'oggi, fra l'altro. E l'Inghilterra ha sempre cercato di mettere le mani sulla Scozia. E ci è riuscita alla fine, ma all'epoca, e siamo praticamente alla fine del 1200 praticamente, Robert Bruce nel 1292, un anno prima quindi della caduta di Acri, che fu l'ultimo avamposto cristiano in Terra Santa, che poi costrinse di fatto i Templari a tornare in pianta stabile in Europa, lui divenne conte di Carrick e di lì a poco sarebbe divenuto re di tutta la Scozia, combattendo a più riprese contro gli inglesi. E gli inglesi non videro di buon occhio questa sua ascesa e di fatto tentarono di controllare, prima che lui salisse al trono, chi c'era prima di lui, tentarono di manipolare la monarchia scozzese e alla fine misero un proprio loro agente, che era, dopo la morte di Wallace, questo grande eroe nazionale scozzese, misero questo John Comyn, che ufficialmente proclamava l'indipendenza della Scozia, ma in realtà lui esaudiva gli ordini e le direttive di Edoardo d'Inghilterra. Si era poi alla fine di fatto sottomesso a Edoardo d'Inghilterra nel 1903. E cosa successe? Successe che nel febbraio del 1306, guarda caso un anno prima che Filippo il Bello in Francia iniziasse la persecuzione dei Templari, Robert Bruce attirò, molto probabilmente con l'inganno, John Comyn all'interno di una chiesa, la chiesa dei frati grigi a Dumfries,
e lo uccise a pugnalate. Lo uccise a pugnalate addirittura davanti all'altar maggiore. Addirittura le cronache dell'epoca riportano che Comyn si sarebbe salvato lì per lì, sarebbe sopravvissuto a questo accoltellamento e che sarebbe stato portato via da alcuni suoi fedelissimi che tentarono di assisterlo, di curarlo, e che Robert Bruce li avrebbe raggiunti, lo avrebbe poi trascinato, ferito, di nuovo sull'altare, dove avrebbe finito di accoltellarlo. Questo efferato omicidio, poi per l'appunto eseguito sull'altare di una chiesa, fece sì che Robert Bruce venisse scomunicato dal Papa. Robert Bruce, che nel frattempo era stato proclamato re di Scozia, era divenuto re di Scozia, non controllava ancora tutto il territorio perché ancora c'era in atto una guerra con gli inglesi, ma alla fine riuscì a regnare su buona parte del territorio scozzese. Lui venne scomunicato dalla Chiesa e la Chiesa quindi non fu nelle condizioni di poter imporre alla Scozia la persecuzione templare, perché non poteva imporre niente a una monarchia, a uno Stato che di fatto lo riconosceva. Con la scomunica venne a mancare il riconoscimento reciproco. A Robert Bruce non gliene poteva interessare assolutamente niente del riconoscimento papale, perché di fatto la Scozia dell'epoca era cristiana in superficie. In realtà lo Stato che lui creò, il regno che lui creò, era un regno celtico che in buona parte era ancora fondato sulle antiche tradizioni celtiche, sulle antiche forme di spiritualità celtiche. Tant'è che lui venne incoronato a Scone su una pietra particolare, sulla quale poi vennero incoronati tutti i successivi re di Scozia. C'è tutta una simbologia tutt'altro che cristiana. Sta di fatto che però, grazie a questa scomunica e grazie ai legami che c'erano sempre stati fra l'Ordine del Tempio, attraverso il matrimonio fra Ugo de Pines e la figlia di Sinclair, una consistente parte della flotta templare poté fuggire e rifugiarsi proprio in Scozia. E qui sono state trovate le prove. Esiste un libro molto molto interessante, fra l'altro si legge anche bene, io ve lo consiglio, perché è Origini e storia della massoneria, scritto da due ricercatori bravissimi che sono Michael Bygant e Richard Lake. Questo libro è stato tradotto anche in italiano e pubblicato dalla Newton Compton. Fra l'altro io l'ho trovato a 5 euro. Cioè, si legge molto bene e spiega tutti i dettagli come i Templari giunsero in Scozia con una parte consistente della loro flotta, come in Scozia trovarono un'importante accoglienza, perché l'ordine era ben presente in Scozia, era ben radicato in Scozia, aveva in Scozia grandi territori, grandi castelli, e come poi loro si misero al servizio della monarchia scozzese, al servizio di Robert Bruce e di tutti i suoi successori. Ma chi furono poi i successori di Robert Bruce? I successori di Robert Bruce furono gli Stuart. Furono gli Stuart, che sono una dinastia la dinastia regale più strettamente legata alla massoneria e ai templari, per tutta una serie di ragioni. E questo perché gli Stuart nascono come maggiordomi di palazzo. La figura dello Stuart era praticamente, infatti, nella casa reale scozzese, la figura del maggiordomo di palazzo. Non da intendersi come il maggiordomo, come lo possiamo intendere oggi, come un servitore, ma era di fatto un luogotenente, era di fatto un gran ciambellano, una sorta di primo ministro. E come spesso è successo nella storia, i maggiordomi di palazzo hanno sempre preso il potere. È successo per esempio nella storia francese, quando
la dinastia carolingia, che i carolingi erano i maggiordomi di palazzo dei merovingi, si sono semplicemente sostituiti ai merovingi e hanno regnato su quello che poi fu il Sacro Romano Impero. Lo stesso avvenne in Scozia, però in maniera pacifica, e per tutta una serie di ragioni dinastiche, gli Stuart, che erano maggiordomi di palazzo, divennero la dinastia regale. E la loro storia da quel momento in poi si intrecciò in maniera diretta e indissolubile con la storia dei Templari. Ma l'Ordine del Tempio non ebbe soltanto una diramazione scozzese, che fu di fatto la principale, una diramazione portoghese che proseguì la sua storia come Cavalieri di Cristo, ma ebbe anche una segreta diramazione italiana, proprio nella terra dove c'era il pontefice, il loro più giurato nemico, no? Il Papa di Roma. Eppure sopravvissero a lungo in Italia, fino a tempi recenti fra l'altro, una filiazione templare praticamente, perché ci furono varie divisioni, e sopravvissero dove in particolare? A Firenze. Nella Firenze che poi fu di Dante Alighieri, e nella Firenze in cui nacque formalmente la... Dico formalmente perché poi questo dato è stato contraddetto dagli storici, nacque nel 1831-32 la prima loggia massonica italiana. In realtà è stato dimostrato recentemente che la prima loggia massonica italiana nota nacque qualche anno prima in Calabria. Ma queste prove sono venute fuori di recente, fino a questo momento, fino a pochi anni fa, diciamo. Si è sempre considerata questa loggia fondata a Firenze da alcuni nobili inglesi, e di cui fra poco parlerò. Questa storia è estremamente complessa perché, a quanto pare, l'Ordine Templare dovette lasciare Firenze formalmente dopo la persecuzione. In realtà non lo avrebbe mai fatto. Lo lasciò formalmente. C'è l'amico Luca Monti, che oltre a essere un bravo ricercatore storico e anche un cavaliere templare ed è il gran priore del Sacro Ordine Equestre Ecumenico Templare, che è un ordine iniziatico cavalleresco templare, e lui ha scritto un libro che gli ho pubblicato alcuni anni fa, che è Firenze, città santa dei Templari. Lui ripercorre i legami fra Firenze e l'ordine, sia i legami storici riconosciuti ufficialmente dalla storia, sia quelli segreti, quelli che sono relativi al periodo dell'ingresso dei Templari in clandestinità. Quindi la fase successiva al 1307, in particolare al 1314, che è la data in cui, lo sappiamo, no? Jacques de Molay, l'ultimo Gran Maestro ufficialmente in carica, venne arso sul rogo a Parigi. Nella scorsa puntata, fra l'altro, ho raccontato della presenza di Dante Alighieri a Parigi e in quel fatidico giorno in cui su quell'isola della Senna, davanti a Notre Dame, si consumò il rogo di Jacques de Molay e di due suoi importanti luogotenenti. Dopo una lunghissima detenzione e varie torture subite. E cosa ci faceva Dante Alighieri lì? Non era lì per turismo, chiariamo, non è che si è svegliato una mattina e ha detto voglio andare a vedere Parigi, quanto è bella Parigi. Era lì e quello che ho detto nella scorsa puntata è stato travisato da alcuni nostri ascoltatori, perché ho detto che Dante Alighieri era a Parigi insieme a Boccaccio. Non era chiaramente insieme a Giovanni Boccaccio, era insieme al padre di Giovanni Boccaccio, anch'egli Boccaccio, ma più noto come Boccaccino di Chellino. Boccaccino di Chellino, che era il padre di Giovanni, era un amico fraterno di Dante e apparteneva agli stessi contesti iniziatici a cui apparteneva Dante Alighieri. Oltre a far parte dei fedeli d'amore, era probabilmente anche un cavaliere templare. E loro a Parigi furono presenti a rogo, ci sono testimonianze storiche che lo provano, che lo documentano e che lo attestano,
e addirittura il padre del Boccaccio portò a Firenze le ceneri di Jacques de Molay, che poi vennero ereditate dal figlio Giovanni, che poi a sua volta, insieme ad altre reliquie ed altri oggetti, lui lasciò in eredità ad una chiesa fiorentina, l'abbadia fiorentina, e che oggi nega di possederle. Queste reliquie, in particolare l'urna con le ceneri di Jacques de Molay, ufficialmente si è persa strada facendo, nessuno sa più dove sia. Però Giovanni Boccaccio la lasciò formalmente in eredità a questa chiesa. Ma perché è importante Firenze? A parte c'è un affresco molto importante che ne parla sempre Luca Monti nel suo libro, che viene attribuito all'Orcagna, a questo pittore fiorentino. È un affresco risalente alla fine del 1200, no scusate, alla fine del 300, che cosa rappresenta? Rappresenta Palazzo Vecchio, Palazzo della Signoria. È il primo affresco noto, la prima raffigurazione pittorica a rappresentare il Palazzo della Signoria. E è un affresco circolare, fra l'altro molto grande, circa 3 metri, che era circondato da costellazioni zodiacali, che sono andate poi perdute, e si conserva solo quella del Leone in alto. Questo affresco, adesso, oggi, dall'Ottocento, si trova nel Palazzo della Signoria. È stato trasportato lì nel XIX secolo, quando venne costruito in via Ghibellina a Firenze il Teatro Verdi, tutt'oggi esistente. Perché prima che venisse costruito il Teatro Verdi, questo importante teatro fiorentino, lì sorgevano le rovine di quello che era stato per secoli il carcere delle Stinche, un carcere fiorentino dove fra l'altro vennero imprigionati i Cavalieri Templari dopo i primi arresti nel 1307. Questo affresco ufficialmente rappresenta, secondo gli storici dell'arte, la cacciata da Firenze del Duca di Atene. Questa è la versione ufficiale. In realtà ci sono delle simbologie talmente forti e talmente chiare, perché sulla destra è raffigurato un cavaliere, un uomo barbuto, che scappa dalla città praticamente, se ne va. Ai suoi piedi c'è una spada spezzata e uno scudo tutto deformato. E lui scappa dalla città tenendo fra le braccia una testa barbuta. E qui arriviamo anche a parlare così del famoso Bafometto, che tutti sanno, tutti ne parlano, ma nessuno sa che cosa sia. Quindi è stato un importante storico che ha avuto modo di studiare a lungo questo dipinto, che era Lenzi Orlandi, e lui chiaramente l'ha interpretato per quello che è. Dice: questo dipinto, questo affresco, rappresenta la fuga, la cacciata dei Cavalieri Templari che non vennero arrestati da Firenze, che furono momentaneamente costretti a riparare altrove, e il fatto che portassero con sé questa testa, questo cavaliere misterioso, no? Portasse con sé questa testa barbuta, ci ricollega al mito del Bafometto, no? Noi sappiamo che molti cavalieri templari che vennero torturati, che vennero costretti a delle confessioni, no, dopo il loro arresto, di fatto parlarono di determinati riti considerati poi dalla Chiesa blasfemi e sacrilegi, e parlarono anche del fatto che in certe cerimonie, in certi riti, venisse adorato una testa, una misteriosa testa, che alcuni sotto tortura dichiararono essere la testa del Bafometto, un non ben precisato demone, il cui nome fra l'altro si riallaccia al nome di Maometto, questi erano tempi di crociate, era molto facile assimilare anche Maometto al male, c'erano delle simbologie usate spesso in maniera distorta. Ebbene, molti personaggi minori
legati all'ordine del Tempio, che vennero arrestati, torturati e fatti confessare, in realtà non avevano un quadro chiaro della situazione, anche perché l'ordine del Tempio era basato su vari gradi, e chi era nei gradi più bassi, sinceramente, non aveva un quadro chiaro dei veri scopi stessi dell'ordine, né tantomeno della sua ritualità. Quindi l'interpretazione a cui sono arrivati storici, fra cui lo stesso Lenzio Orlandi e oggi anche Luca Monti, è che i Templari non venerassero alcun Bafometto. Poi qui ci ha marciato sopra anche un personaggio come Leo Taxil, no, che per conto della Chiesa ha scritto dei libri allucinanti, no, dicendo che poi la massoneria di derivazione templare venerava il Bafometto, adorava questo demone. In realtà, secondo alcune interpretazioni, sarebbe stata invece la testa, una vera e propria reliquia, la testa di San Giovanni Battista, che i Templari avevano reperito e che sostanzialmente veneravano come oggetto sacro, perché i Templari avevano appunto questa tradizione giovannita, loro si rifacevano al cristianesimo giovannita e alla figura di San Giovanni Battista, che non a caso divenne anche il patrono di Firenze e lo è tutt'oggi. È sempre Giovanni Battista che veniva raffigurato sul fiorino, sulla moneta per eccellenza, che la moneta fiorentina, che divenne all'epoca la moneta più potente e più importante di tutta Europa. Era un po' il dollaro del Medioevo. E perché ancora Firenze, poi? Il discorso è veramente vasto e complesso. C'è addirittura chi sostiene che Dante Alighieri sia stato segretamente, chiaramente, in questa prima fase della clandestinità, il successore di Jacques de Molay a capo dell'Ordine del Tempio. Non possiamo assolutamente provare questa ipotesi, anche se è suffragata da molti indizi, anche perché sicuramente non ci fu un unico successore di Jacques de Molay, perché il Tempio si divise in varie ramificazioni. È probabile, sì, che Dante per un certo periodo fu a capo dell'eredità templare fiorentina. E c'è una medaglia a cui ho soltanto accennato la volta scorsa, ma che vale la pena essere ricordata, una medaglia medievale che è conservata oggi nel Museo Medievale di Vienna. È la prima medaglia, fra l'altro nota, che a raffigurare Dante Alighieri. C'è il ritratto di Dante da un lato, e al verso reca semplicemente un'iscrizione molto sibillina. Lettere seguite da punti. C'è la lettera D, la lettera P, la lettera I, la lettera K, la lettera F e la lettera T. Una sigla, un acronimo, che è stato tradotto e interpretato da molti storici, soprattutto storici massoni, che lo hanno fatto quindi con cognizione di causa, come Dantis Poeta Imperialis Kadosh Frater Templarius. Kadosh in ebraico significa la vendetta, e fra l'altro è anche un grado massonico molto particolare, il trentesimo grado del rito scozzese antico accettato, che nel quale nella cerimonia di elevazione del trentesimo grado si pugnalano simbolicamente sia la corona che la tiara papale, proprio all'insegna della vendetta templare, all'insegna del vendicare simbolicamente l'ultimo gran maestro Jacques de Molay, arso sul rogo da Filippo il Bello. Quindi questo medaglione rimane chiaramente un'incognita e non è una prova assoluta, però è un medaglione contemporaneo, perché risale a poco dopo la morte di Dante come realizzazione. E questa sigla, se qualcuno ha un'interpretazione diversa, è pregato di tirarla fuori, ma l'interpretazione più logica e plausibile è proprio quella. Dante Poetas Imperialis Kadosh Frater Templarius. Quindi attesterebbe, se è così, quantomeno l'affiliazione di Dante Alighieri all'Ordine del Tempio. Ma vediamo adesso un altro, qui ci addentriamo in un vero e proprio campo minato, vi avverto.
perché, e seguitemi perché dirò cose anche complicate, cose un po' difficili da seguire. L'eredità, buona parte dell'eredità templare, giunta in Scozia, lo sappiamo, passò, lo sappiamo, è attestato da una vera e propria documentazione storica. Tantissimi studiosi e ricercatori, fra cui il bravissimo Lawrence Gardner, che è morto alcuni anni fa, che lui fra l'altro era archivista del casato degli Stuart. Lui aveva accesso a documenti della casa Stuart, che è tuttora esistente. Lui ha comprovato in molte sue opere questa discendenza templare all'interno degli Stuart. Ma l'hanno comprovata moltissimi altri storici recenti, perché molti documenti sono venuti fuori con l'apertura di archivi privati, archivi presenti in case private. E, per esempio, nel 1987, quindi in epoca assolutamente recente, gli autori del libro che ho menzionato prima, no? Michael Weigand e Richard Ray, hanno avuto accesso ad un archivio in Scozia che fino a quel momento era esclusivamente privato e nel quale nessun storico aveva mai potuto mettere le mani. Archivio di un ordine iniziatico in scozzese, tutt'oggi esistente fra l'altro, chiamato Stella Templum, un ordine che si rifà ai Cavalieri Templari. Questo ordine aveva conservato in questo archivio per oltre 200 anni tutta una serie di lettere e documenti appartenenti a tutto quel mondo templare massonico giacobita legato al casato degli Stuart. E c'è una lettera in particolare che loro riportano nel loro libro, che è datata 30 luglio 1846. Questa data è importante perché è stata scritta 19 giorni prima del centesimo anniversario dell'esecuzione nella Torre di Londra del conte di Kilmarnock. Conte di Kilmarnock, voi vi chiederete chi è. Era un importantissimo dignitario templare legato al casato degli Stuart. Addirittura pare il gran maestro templare il segreto gran maestro templare in Scozia al suo tempo. E questa lettera praticamente, firmata da un certo White, recava in calce un sigillo templare in cera lacca ed era indirizzata a un certo William. Ma interessante è il suo contenuto, perché diceva chiaramente: nota che la lama e gli altri oggetti sacri sono ora affidati a il conte non ha potuto prenderli. Il signor Grills e io pensiamo che la cosa migliore sia affidarli alle tue cure. Il povero vecchio Kilmarnock, che Dio lo benedica, ricevette la lama direttamente da Alexander Seton, il cavaliere dalla penna rossa. Ebbene, tenete presente questa figura. Tenete presente la figura di Alexander Seton, cavaliere dalla penna rossa, perché questa lettera svela uno dei più grandi enigmi della storia degli ultimi secoli. Allora, sappiamo molto bene, ora non ha senso di percorrere in questa puntata, se no sconfiniamo veramente oltre il consentito, tutta la storia del casato degli Stuart. Ma gli Stuart sostanzialmente riuscirono a unire la corona scozzese e la corona inglese e hanno regnato per diversi secoli su tutte le isole britanniche sostanzialmente. E sono poi stati spodestati da quella rivoluzione che portò al potere Oliver Cromwell, un uomo dei banchieri, un uomo dei Rothschild sostanzialmente, un uomo che introdusse per primo il signoraggio bancario in Inghilterra, che fece più danno della grandine, una figura che io ancora in alcuni articoli ho equiparato l'anno scorso a Giuseppe Conte, per meschinità e per sotterfugi. Poi dopo ritornarono gli Stuart, e poi gli Stuart sono stati definitivamente cacciati dall'Inghilterra
con un vero e proprio colpo di Stato, con l'avvento al potere degli Orange. Orange, che poi stettero poco, ebbero solo la funzione di detronizzare gli Stuart, e poi il potere in Inghilterra è passato agli Hanover, alla casa regnante che oggi si chiama Windsor, ma sono sempre loro, parliamoci chiaro, che è una casa regnante di origine tedesca, e che hanno spodestato gli Stuart e gli hanno sempre impedito di tornare. Ma gli Stuart hanno sempre cercato di riconquistare il trono inglese, e per farlo si sono sempre serviti anche di una certa massoneria a loro estremamente fedele. E la massoneria, come oggi la intendiamo, ha molteplici origini. Ha origini sicuramente molto antiche, che addirittura possiamo far risalire all'antico Egitto. Questo è stato comprovato. Poi ha delle origini assolutamente riconducibili all'ordine pitagorico e alla simbologia pitagorica. Ha delle radici rosacrociane, che fra l'altro poi in alcuni casi si intersecano con quelle templari, e ha poi una matrice templare chiara, inconfutabile, innegabile, perché la massoneria, come oggi la conosciamo, per quanto fosse presente nelle sue forme primarie in Italia, in epoca medievale, in Germania, in realtà si forma, per come poi si è evoluta a partire dal 1400 in poi, si forma in Scozia e in Inghilterra, in particolare però in Scozia, sulla scia proprio del casato degli Stuart e grazie ad alcune famiglie di diretta origine templare, fra cui gli stessi Sinclair che poi edificarono la cappella di Roslin, che è piena di simbologie templari massoniche. Quindi la massoneria, come oggi la conosciamo, affonda proprio le radici in questo milieu culturale scozzese, che derivava direttamente dai templari e dalla fedeltà al casato degli Stuart, che poi era organico a questa massoneria ed era organico anche all'eredità templare. Che cosa avvenne? Avvenne che quando gli Stuart dovettero lasciare l'Inghilterra, purtroppo per cedere il posto prima agli Orange e poi agli Hanover, dove si sono rifugiati? Si sono rifugiati in Francia. La Francia ha sempre avuto dei legami indissolubili con la Scozia, anche e soprattutto in funzione anti-inglese, quindi la Francia accolse di buon grado gli Stuart e di fatto accolse la massoneria scozzese. Accolse buona parte di quella tradizione massonica scozzese che è nata in Scozia e seguì gli Stuart nell'esilio francese. È una storia questa molto 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 vasta e complessa. Scusa un attimo. Per favore, Demetra, riprendiamo, meno male che è registrata. Demetra, ti prego, fra poco finito, dammi 10 minuti, non fare casino. Non fare confusione. Anzi, è stata brava, povera Stella. No, è stata fin troppo brava finora, guarda. Allora, aspetta che riprendo il filo del discorso. Quindi gli Stuart, dal territorio francese dove si erano rifugiati, portando tutta questa loro tradizione, addirittura la monarchia francese si avvalse di una guardia scozzese come guardia del corpo, proprio su consiglio degli Stuart. Ci fu un fortissimo legame fra questi due territori e gli Stuart tentarono, in particolare con la figura di Charles Edward Stuart, tentarono di riconquistare il potere in maniera definitiva. Fallirono, la storia, come la storia ci insegna, non ci riuscirono, fallirono e finirono anche molto male. Non tutti, Charles Edward Stuart si salvò, ma prese la via dell'esilio, addirittura dovette lasciare anche la Francia e dovette rifugiarsi dove? Guarda caso, a Firenze dove, come ho scoperto nelle mie ricerche, esisteva ininterrotta e ancora vivente ai suoi tempi un'altra linea templare segreta, una linea templare di cui poi parlano molti, molti storici scozzesi e molti storici massoni collegati col casato Stuart. Ma adesso ci arriviamo.
Gli Stuart, quindi, che detenevano anche le chiavi di una massoneria fortemente anti-hannoveriana. Sappiamo bene il colpo di Stato che ci fu in Inghilterra nel 1717 con la nascita della cosiddetta Gran Loggia in Inghilterra, con la creazione a tavolino di quella che viene considerata la massoneria contemporanea. E non fu la nascita della massoneria, sappiamo che già esisteva da secoli e che addirittura nel secolo precedente, nel 600, sotto gli Stuart, aveva visto il suo apice, il suo momento di massima diffusione. Addirittura con la creazione della Royal Society, che era una società di scientifica, culturale, una vera e propria accademia di matrice rosacrociana che si dedicava non solo all'astronomia, non solo alla fisica, non solo alla geografia, ma anche all'alchimia, a ricerche scientifiche, a ricerche di altissimo livello. Quindi la massoneria aveva raggiunto un apice, un livello incredibile che poi venne cancellato con un tratto di penna dalla riforma hannoveriana, che di fatto volle creare una massoneria a proprio uso e consumo, una massoneria che avrebbe dovuto tagliare i ponti con le proprie radici templari, quindi troppo compromesse anche con il casacco degli Stuart, e di conseguenza essere ad uso e consumo della nuova corona inglese, come poi di fatto è successo, come poi ha continuato ad essere. Ma gli Stuart cosa fecero? Molto furbescamente, mantenendo anche un legame con alcune famiglie templari scozzesi di origine che affondavano la propria origine direttamente nell'ordine del Tempio e nei cavalieri templari, pensò di buon grado di creare in Europa un nuovo sistema massonico che potesse fronteggiare e contrastare quello generato dalla riforma inglese del 1717. Quindi loro si servirono non tanto della Francia, sì, della Francia in particolare, perché questo nuovo sistema nacque in Francia, insieme agli stessi alti gradi, che poi portarono successivamente alla nascita del rito scozzese antico accettato. Ma ben prima della nascita del rito scozzese antico accettato, che è di matrice templare chiaramente, anche se è molto anacquato, gli Stuart dettero origine a un sistema e a un rito massonico che ebbe un'enorme fortuna in Europa, addirittura per oltre un secolo, e che si riallacciava direttamente all'ordine del Tempio. Loro si servirono di una figura, di un nobile tedesco, un nobile tedesco che era praticamente il barone Karl von Hund und Altengrocktau, un nobile tedesco che era affiliato già alla massoneria. Lui era nato nel 1722 e già nel 1741 era stato ricevuto in massoneria, e lui nel 1751 avrebbe poi ufficialmente fondato il sistema massonico della stretta osservanza templare, che come vedremo poi dopo è collegato incredibilmente con Firenze, sia con la Firenze dei tempi di Dante, ma anche con la Firenze del Rinascimento e fino ad arrivare alla Firenze dei Lorena, alla Firenze alla vigilia stessa dell'Unità d'Italia, per dire come questo sistema fosse sopravvissuto a Firenze, come l'eredità templare fosse sopravvissuta a Firenze. Ma dopo spiegheremo come e perché. Fatto sta che von Hund, per poter fondare questo sistema massonico squisitamente templare, lui ricevette in Francia nel 1742 e venne investito proprio in una cerimonia rituale del titolo di cavaliere templare. Una cerimonia rituale alla quale lui partecipò chiaramente e che ha raccontato, ha descritto nei suoi scritti e in alcune conversazioni poi
con i membri di quella struttura che lui fondò, e lui narrò di essere stato iniziato, elevato al grado di cavaliere templare da un fantomatico personaggio che si presentò a volto coperto, che si faceva chiamare Eques a penna rubra, il cavaliere dalla penna rossa. E abbiamo visto poc'anzi che il cavaliere dalla penna rossa è stato ufficialmente identificato da quella lettera come Alexander Seton. Ma vedremo dopo chi era Alexander Seton. E per anni gli storici hanno battuto la testa su questa possibile identità del cavaliere dalla penna rossa. Alcuni hanno anche ipotizzato che fosse lo stesso Charles Edward Stuart, ma non era chiaramente lui, perché Charles Edward Stuart era presente alla cerimonia di investitura al pari di quello che era il gran maestro della massoneria giacobita dell'epoca, il conte di Kilmarnock, che fra l'altro era anche un alto dignitario templare. E quindi chiaramente non potevano essere loro, e anche perché poi von Hund stesso disse che erano presenti sia il Charles Edward Stuart che il conte di Kilmarnock. Quindi era qualcun altro. E cosa successe? Che lui venne elevato a questo grado di cavaliere templare, gli vennero date le istruzioni per creare questo sistema massonico, e lui dette vita poi pochi anni dopo, nel 1751, a una massoneria tutta particolare, direttamente templare, che riconosceva però la figura molto controversa dei superiori incogniti. Sostanzialmente lui non disse mai chi erano i suoi superiori, chi erano le sue figure di riferimento che gli avevano trasmesso l'iniziazione, il grado e tutte le sue conoscenze. Si riferì sempre a loro esclusivamente come i superiori incogniti, velando di mistero quindi le loro identità. Identità che neanche molto probabilmente conosceva per esteso. Quindi cosa successe? La stretta osservanza templare del barone von Hund ebbe un enorme successo in Europa, soprattutto in Germania, dove nacque. Addirittura in Prussia divenne la prima forma di massoneria, e tutti volevano iniziarsi a questo sistema massonico. Ebbe un'enorme fortuna un po' ovunque, in Germania principalmente, ma anche in Francia, in Italia. E la stretta osservanza templare divenne una potentissima antagonista della massoneria inglese, della massoneria hannoveriana post 1717. Cominciò a essere anche molto temuta. Ed era, ripeto, un sistema ed un rito massonico squisitamente templare, che si riconduceva direttamente alla ritualità e agli insegnamenti dell'Ordine del Tempio. Questo fatto è stato poi messo in dubbio dagli storici. Gli storici hanno addirittura confutato la buona fede di von Hund e hanno addirittura ipotizzato che von Hund si fosse inventato il mito di questi superiori incogniti per coprire quelle che erano sue invenzioni personali. Ma vedete a cosa serve la storia se fatta bene? La ricerca storica, se condotta bene, serve a scoprire la verità. E sono emersi negli ultimi anni, soprattutto nel corso della seconda metà del Novecento, tanti e tali documenti che alla fine hanno dato ragione a von Hund. Von Hund, che però venne messo alle strette quando il suo sistema, il suo ordine massonico raggiunse veramente un'enorme influenza, tanto da coinvolgere altissime personalità regali europee, fra cui il re di Prussia, fra cui importanti principi tedeschi e prussiani, e fra cui lo stesso duca di Brunswick. Ci furono infiltrazioni, ci fu l'ingresso di personaggi che iniziarono a confutare questo discorso di superiori incogniti, e von Hund venne di fatto costretto ad ammettere che questi superiori incogniti non erano più in contatto con lui, avevano smesso di contattarlo, l'avevano lasciato solo,
non gli stavano più impartendo direttive. Ma questo perché? Perché nel 1742 lui era stato elevato cavaliere templare e gli avevano dato le istruzioni. Ma due anni dopo, Charles Edward Stuart, l'ultimo pretendente di casa Stuart al trono d'Inghilterra e di Scozia, tentò l'ultimo colpo di mano. Lui tentò, forte dell'appoggio della Francia, che poi gli venne meno, la Francia gli ritirò l'appoggio militare, tentò di invadere l'Inghilterra, partendo dalla Scozia, e di riconquistare il trono. E la cosa finì tragicamente, perché la Francia gli negò l'aiuto militare promesso, gli dette sostanzialmente solo un manipolo di volontari irrisorio. Lui sperava, una volta sbarcato in territorio scozzese, di suscitare l'entusiasmo delle folle, del popolo. Sperava di avere dalla sua migliaia e migliaia di volontari, che in realtà furono pochi. Intraprese questa guerra, entrando anche in territorio inglese, puntando su Londra, ma collezionò una serie di sconfitte, una dopo l'altra, e alla fine, purtroppo, per lui e per i suoi uomini venne sconfitto, e lui riuscì a mettersi in salvo, rifugiandosi poi a Firenze, e spiegheremo perché, ma tutti i suoi luogotenenti, che erano fra l'altro gli esponenti di famiglie scozzesi, di famiglie nobili scozzesi, quasi tutti conti, e di diretta derivazione templare, vennero catturati da Edoardo in Inghilterra, imprigionati nella Torre di Londra e molti di loro giustiziati. Quindi i superiori incogniti smisero di contattare il povero barone von Hund, perché in buona parte erano passati a miglior vita e non potevano più comunicare con lui. Lui quindi si trovò solo, non riuscì più a gestire questa struttura che gli stava scappando di mano, e il colpo di grazia alla stretta osservanza templare venne dato con quello che è passato alla storia come il convento di Wilhelmsbad, non come convento monacale, ma come si intende, come convegno, no? con terminologie antiche, come un convegno che nella città di Wilhelmsbad in Germania radunò tutti gli ordini cavallereschi e massonici di ispirazione templare per fare un po' il punto della situazione. E von Hund venne messo alle strette, fu costretto a dire che i superiori incogniti non erano più in contatto con lui, che lo avevano abbandonato. Molti misero in dubbio le sue stesse parole, e chi aveva interesse ad attaccarlo? E soprattutto a questo punto i francesi, dove si era sviluppato in Francia il rito scozzese rettificato, e che poi non ha avuto una grande fortuna, ma che era d'impronta martinista. E Willermoz, il fondatore del rito scozzese rettificato, fu uno di quelli che crocifissero di fatto von Hund e che affossarono il rito della stretta osservanza templare. Ma i più fedeli sostenitori della stretta osservanza templare non si rassegnarono e inviarono alcuni loro emissari alla ricerca dei superiori incontri. Loro infatti avevano saputo, attraverso un personaggio molto controverso perché era un avventuriero, era un personaggio molto molto strano, era il barone Johann August von Stark, un altro barone tedesco. Von Stark, più giovane di von Hund, si era avvicinato a von Hund proponendogli una fusione fra la stretta osservanza templare e un proprio rito e ordine che lui aveva creato, che era il clericato templare. Praticamente von Stark portava avanti questo ordine iniziatico, anch'esso di ispirazione templare, che si faceva chiamare clericato templare e che sosteneva di discendere direttamente dai cavalieri del Tempio. E la cosa interessante però qual è? È che von Stark aveva ereditato buona parte delle sue conoscenze templari e delle ritualità che gli avevano permesso di creare questo suo clericato da un altro personaggio, che era Piotr
Ivanovich Melisseno, un nobile russo di Pietroburgo di origine greca, che di fatto era stato il vero fondatore del clericato templare. Quindi Fostark, recatosi a lungo a Pietroburgo, aveva di fatto ereditato il sistema massonico templare di questo Piotr Ivanovich Melissino, questo nobile russo, e lo aveva trasportato in Germania. Ma la cosa interessante è che è venuto fuori che le vere origini e le vere radici del clericato templare, che molti storici hanno ipotizzato essere un'invenzione dello stesso von Stark, cosa assolutamente falsa, o un'invenzione dello stesso Melissino, ma invece Melissino aveva semplicemente trasportato a Pietroburgo dei libri segreti e delle conoscenze iniziatiche e rituali che provenivano da dove? Da Firenze. Provenivano da quella che era stata la Firenze di Dante, poi in seguito la Firenze dell'Umanesimo e la Firenze del Rinascimento. Ed è tutto comprovato e documentato. E quindi c'è un legame con Firenze. E cerchiamo di capirne di più. C'è Vittorio Vanni, che un bravissimo ricercatore, autore di libri molto interessanti. Io sono molto in linea con lui, perché ritengo che abbia fatto delle scoperte di fondamentale importanza, tra l'altro è mio concittadino. E Vittorio Vanni, in un suo libro che si intitola Il simbolismo massonico nella tradizione egizia, che è stato pubblicato una decina d'anni fa, parla diffusamente di come Stark sostenesse apertamente la provenienza fiorentina del suo sistema rituale. Un sistema rituale che si riallacciava direttamente a Dante Alighieri e all'arrivo dei Templari a Firenze. E René Le Forestier, storico francese, che è autore di un libro molto voluminoso, fra l'altro in tre volumi, io ce l'ho tutti e tre, un'opera che si intitola La massoneria occulta e templare, e riporta questo episodio che poi è citato dal Vanni, queste affermazioni di von Stark. Ma Le Forestier è molto interessante per i contenuti della sua ricerca, ma lui comunque aveva una posizione decisamente antitemplare, quindi è un po' di parte. Però lui riporta questo, un'affermazione di von Stark che dice tutto e che si ricollega alla nostra ricerca. I templari della Gran Bretagna e della Scozia avevano scoperto a sud delle Alpi una scuola di iniziati che aveva attinto alla loro stessa fonte. Durante un soggiorno che aveva fatto in Italia il gran maestro templare Gremi Chetwin, eletto nel 1627, quindi questa lettera ci riferisce che nel 1727 i templari erano vivi e vegeti e che in Gran Bretagna avevano un gran maestro chiamato Gremi Chetwin. Durante quindi un viaggio fatto da questo gran maestro templare scozzese Gremi Chetwin nel 1627, i cavalieri del tempio che lo accompagnavano erano stati ammessi in Toscana e in una società segreta conosciuta come la Società dei Fratelli Neri. Ed il rapporto che avevano fatto ai loro superiori sulle dottrine e le usanze di questo ordine iniziatico avevano comprovato che i Fratelli Neri erano effettivamente dei diretti discendenti dell'ordine del Tempio. Aveva quindi Chetwin stesso ristabilito con il loro concorso la provincia templare d'Italia, introducendovi i gradi massonici e fondandovi un gran capitolo. Dopo questa restaurazione, la scienza ermetico-magica era stata assiduamente coltivata in Italia, dove l'abate di San Severino, nel Granducato di Toscana, era in quel momento gran priore. Si parla di un gran priore templare
è identificato nella figura dell'abate di San Severino. Un abate di San Severino che poi ritroveremo successivamente, e si capisce chi era in sostanza. E a Pisa effettivamente esiste un'abbazia di San Severino. Mentre Vittorio Vanni sostiene nel suo libro che non esistano le prove per collegare l'abbazia di San Severino, tantomeno la figura di uno dei suoi abati, diciamo, alla tradizione templare, e queste prove invece sono emerse successivamente. E che dire, Charles de Hesse e Ferdinando di Brunswick, che dopo la morte di von Hund rimasero i reggenti della stretta osservanza templare in Germania, decisero di inviare a Firenze un personaggio che loro reputavano di loro fiducia, che erano tutti baroni questi, era il barone Karl Eberhard von Vechter, un avventuriero, un personaggio molto folcloristico. Loro lo mandarono a Firenze a ricercare questi fantomatici discendenti dell'Ordine del Tempio, questi fratelli neri, con cui avevano perso i contatti. E lui ci andò. Von Vechter era in un certo senso un disinformatore al soldo degli Stuart, perché Charles Edward Stuart si rifugiò, abbiamo detto, a Firenze, fra l'altro in un palazzo vicino alla chiesa della Santissima Annunziata in via Micheli, dove oggi c'è la facoltà di architettura, un palazzo che lui eresse a vera e propria reggia e mise su una sua vera e propria corte a Firenze a quel tempo. Si rifugiò quindi nel Granducato di Toscana, ormai passato agli austriaci, è passato ai Lorena, perché la dinastia Medicea era terminata con la morte di Gian Gastone. E evidentemente, un po' perché continuava a dirigere questa massoneria di ispirazione giacobita e templare in maniera segreta, e un po' perché non voleva che venisse alla luce il suo diretto ruolo, il suo diretto coinvolgimento, fece dire a von Vechter a più riprese che non era vero nulla che Charles Edward Stuart fosse stato il gran maestro della massoneria giacobita dell'epoca e che né tantomeno aveva a che fare con i Cavalieri Templari. Cosa poi smentita dalla stessa storia, perché tutti i fatti storici comprovano invece la piena identificazione di Charles Edward Stuart con la massoneria e con l'eredità stessa dei Templari. Ma c'è dell'altro, loro lo mandarono a Firenze a cercare questi fantomatici superiori incogniti e lui fece ritorno a Firenze nel 1778, 2 anni dopo la morte di von Hund. E inizialmente era molto reticente, non voleva dire che cosa aveva scoperto e che cosa aveva trovato. Alla fine poi, dietro le pressioni soprattutto del duca di Ferdinando di Brunswick, cominciò a dire, ad ammettere, sì, dopo settimane e settimane di permanenza a Firenze, dopo settimane di ricerche vane, non ero riuscito a trovare nessuna traccia di questi fantomatici superiori incogniti. Poi, alla vigilia della mia partenza che poi ho dovuto rimandare, sono stato avvicinato da un misterioso personaggio che lui qualificò come l'amico, non volle mai dire la sua vera identità. Questo personaggio gli disse che l'Ordine del Tempio a Firenze era sopravvissuto all'interno di un particolare ordine monastico, l'Ordine dei Serviti, dei Servi di Maria di Monte Senario. E i Serviti in effetti sono un ordine monastico fiorentino fondato da 7 mitici santi fondatori. A Firenze c'è, in Viale dei Mille, c'è la chiesa neogotica, fra l'altro una chiesa ottocentesca, dei 7 santi, che si riferisce a loro e sono raffigurati sulla facciata di questa chiesa. Monte Senario è un monte nei pressi di Firenze, il nome deriva dal latino Mons Asinarius, un luogo energetico molto particolare.
secolari, dove sono sorti dei templi precristiani in passato, ed era sacro anche agli Etruschi come montagna, e loro effettivamente fondarono questo ordine dei Serviti, dei Servi di Maria, che ufficialmente non aveva niente a che vedere con i Cavalieri del Tempio. Gli stessi Serviti hanno sempre smentito queste voci, però questo barone von Vechter di fatto confessò di essere stato avvicinato da un loro emissario, di essere entrato in confidenza con loro e di aver saputo che in delle grotte al di sotto del monastero di Montesenario venivano ancora praticati i rituali dell'Ordine del Tempio. E lui ammise di essere stato iniziato ai rituali originali dell'Ordine del Tempio da questi templari nascosti sotto le tonache dei monaci serviti, dei servi di Maria. Fra l'altro un ordine anche controverso, perché a Firenze si è macchiato le mani di sangue in più occasioni, addirittura uccidendo una volta 5.000 eretici patarini. Quindi è un ordine un po' tutt'altro che illiaco e tutt'altro che... Però sta di fatto che ci sono emerse anche altre testimonianze storiche, fra l'altro citate da un libro molto interessante, che è questo qua, L'ascesa all'Olimpo, Cagliostro e la tradizione ermetica nella massoneria, di Alessandro Boella e Antonella Galli, che è stato pubblicato dalla Lepre Edizioni, anche questo una decina d'anni fa. È un libro dove collegano direttamente, basandosi su delle fonti, dei libri, proprio dei manoscritti riperiti in biblioteche, loro citano le fonti, che era vera la questione di Stark, che era vera l'origine dell'ordine templare a Firenze. Quindi comprovano sostanzialmente questa filiazione templare fiorentina, che entrò in clandestinità dopo la soppressione formale dell'Ordine del Tempio, quindi dopo il 1307, all'interno di quest'ordine dei Serviti. E molto probabilmente quella era quella filiazione templare fiorentina alla quale era legato Dante Alighieri, e della quale fece parte per un certo periodo Dante Alighieri, prima poi di discostarsene in seguito a motivi politici e al suo esilio, al suo allontanamento dalla città e poi alla fine alla sua morte a Ravenna. Quindi, questo per dirvi cosa, che al pari di tante altre organizzazioni iniziatiche, anche i templari sono sopravvissuti e esistono le prove della loro sopravvivenza, esistono le prove in Portogallo, esistono le prove in Scozia. E questo Eques, questo cavaliere dalla penna rossa, che avrebbe iniziato... nel 1742 il barone von Hund, incaricandolo per conto degli Stuart di creare questo sistema massonico della stretta osservanza templare, è realmente esistito ed era sostanzialmente Alexander Seton, più noto alla storia come Alexander Montgomery. I Montgomery, altra famiglia templare al pari dei Seton, lui era duca. Ho tutto qua, scusate, perché a volte non è sempre facile ricordarsi meticolosamente tutto, ma i Seton erano legati filo e per segno alla famiglia di Robert Bruce, quella che aveva ospitato i templari di fatto in Scozia, perché un loro capostipite, Sir Christopher Seton, aveva sposato addirittura la sorella di Robert Bruce. E questo Alexander Seton, conte di Eglinton, aveva assunto di fatto il nome, non lui ma un suo antenato, avevano già assunto il nome del cassato Montgomery, perché nel 1600 un suo avo, Robert Seton, creato primo conte di Winton, aveva sposato Lady Margaret Montgomery e il loro figlio, per poter mantenere il titolo di conte di Winton, aveva necessariamente preso il cognome materno. Da lì praticamente il loro nipote, poi fu direttamente Alexander Seton, che è più noto alla storia come in effetti Alexander Montgomery, e fu lui
cavaliere di diretta discendenza templare a nominare cavaliere del Tempio il barone Carl von Lund. Ora, fra l'altro, sapete, no, che io appartengo a una tradizione tutt'altro che cristiana, che è quella eleusina, però non ho mai fatto mistero di essere anche in massoneria. E fra l'altro, nel 2016 ho partecipato in Italia, in prima persona, al risveglio e alla riattivazione del rito della stretta osservanza templare, quella originaria di von Hund, che fra l'altro non era più praticato in Italia dai tempi di Napoleone Bonaparte. E l'avevano riattivato questo rito templare, e anche male, secondo me, con documenti incompleti in Francia negli anni 90 a Parigi, ma nel 2016 abbiamo, fatto con i rituali originali tedeschi, tradotti dal tedesco, abbiamo risvegliato questo particolare rito massonico, di cui faccio tuttora parte. E fra l'altro abbiamo a Firenze, nell'ambito del Sacro Ordine Equestre Ecumenico Templare, di cui è campriore Luca Monti, abbiamo una loggia che è intitolata proprio al barone Carl von Hund. Questo chiude un po' il cerchio, perché tutto quello che nasce a Firenze, alla fine a Firenze è ritornato. Fantastico, fantastico. Io ho ascoltato in religioso silenzio, ma vorrò fare poi dei collegamenti anche con Torino, perché su quello che abbiamo parlato sulla figura di San Giovanni come patrono, piuttosto che sto unendo ulteriori puntini, alcuni significati delle statue di fronte alla Gran Madre, quindi Torino penso che sia anche molto legata a Firenze, e mi sono ritrovato in molte delle cose che ci hai raccontato. Tutto questo meritava una puntata speciale, siamo quasi a 2 ore, quindi io ti voglio veramente ringraziare per tutto quanto ci hai detto. Vi consiglio ci sono alcuni passi che veramente sono fondamentali ascoltare e riascoltare più volte questa puntata, che rimarrà sicuramente storica, in quanto anche a completezza e anche al modo certosino in cui hai citato le date, le città, i nomi complicatissimi, però è veramente una pietra miliare di storia, fondamentale per capire un pochettino quello che stiamo vivendo. E poi hai citato anche la struttura, l'altra Europa, andate poi a vedere anche l'intervista a Loris Bagnara e a Paolo Rumor, che abbiamo proprio realizzato anche su questo canale. Quindi grande lavoro di Nicola, grazie, veramente immenso. Ma c'è una cosa finale che vorrei dire a completare il discorso. C'è un altro aggancio diretto sempre con Firenze, perché a Firenze ufficialmente viene fatta nascere la prima loggia massonica della cosiddetta moderna massoneria. Una loggia che venne fondata a Firenze nel 1832 da un gruppo di nobili inglesi. E questa loggia in realtà non fu la prima in Italia, perché la prima è nata in Calabria, come è stato dimostrato alcuni anni prima, ma la cosa interessante è che non era una loggia fondata da nobili inglesi collegati con la dinastia degli Hanover e gli attuali Windsor, quindi con la Gran Loggia d'Inghilterra, ma era direttamente collegata con l'ambiente giacobita e templare, e con questo clericato templare che a Firenze esisteva a quanto pare già da secoli. Perché in un libro che è stato pubblicato nell'Ottocento in Francia, Fragments historiques de Mystère, scusate la mia pessima pronuncia francese, ma è una lingua che non amo, figurano i nomi di quello che era effettivamente il gran capitolo del clericato templare in Italia nel XIX secolo, un gran capitolo ancora esistente, e guarda caso sono gli stessi personaggi che poi fondarono questa loggia a Firenze, questa loggia massonica. Quindi avevano un duplice ruolo. E fra questi c'era anche Johann Lorenz Natter, un grande medagliista, un incisore, che è famoso per aver realizzato la prima medaglia massonica moderna, che raffigura Sacquil, questo nobile inglese che fu il primo maestro venerabile di questa loggia fiorentina. Ma gli altri appartenenti di questo clericato templare che vengono menzionati, che appartenevano curiosamente molti di loro anche alla loggia fiorentina, erano Paolo, l'abate di San Severino. Vi ricordate, poco fa abbiamo parlato dell'abbazia di San Severino. Carlo Megalotti, un famoso medico fiorentino,
Domenico Marefoschi, un altro canonico, Paolo Cavalchini, un noto cavaliere romano, Macario Frabetti, Giovanni Lavagnetti di Venezia e lo stesso Johann Lorenz Natter, che dopo la dissoluzione di questa loggia fiorentina si recò dove? A vivere a Pietroburgo in Russia e avrebbe trasmesso di fatto lui al conte di Melisseno tutti questi documenti sul clericato templare che poi utilizzò il barone von Stark. Tutto parte e torna a Firenze. Parte da Firenze e ritorna a Firenze. Fantastico. Nicola, grazie immenso per tutto questo lavoro, anche per aver preparato questa puntata anche per voi, amici del Sentiero di Atlantide, di Facciamo Finta Che, e quindi insomma, ogni volta scopriamo anche ulteriori spunti per le puntate prossime e future, quindi continuate a scriverci un po' ovunque, Telegram, Facebook, Instagram, lasciate un like, condividete la puntata e grazie a tutti coloro che andranno anche con un passaparola, con una condivisione a raccontare dei contenuti che si possono trovare su questo canale. Quindi ti lascio un saluto finale, Nicola. E mi sono dilungato anche troppo e mi scuso se vi ho annoiati o tediati con questioni estremamente complesse e difficili, ma una puntata su questi argomenti andava fatta perché anche se lo abbiamo sfiorato appena oggi il discorso di Dante, fa veramente capire a quale mondo fosse legato lo stesso Dante Alighieri e a quale tradizione iniziatica egli attingesse veramente. Fantastico. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a te, Nicola. Un abbraccio grandissimo. Hare Krishna. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao.